aspettiamo, vediamo se siamo online. Eccoci, siamo online, dai. Ok, ciao a tutti, benvenuti a questa piattaforma Facebook che abbiamo preparato oggi noi di PassActivity. L'abbiamo preparata appositamente con una cornice particolare perché l'ospite di oggi, sotto certi punti di vista, ci allontana da quelli che sono i temi che solitamente trattiamo all'interno della pagina. Oggi infatti non parleremo di greci, non parleremo di preistoria, ma parleremo di un mondo molto più vicino a noi. Parleremo di tutto ciò che sotto certi punti di vista si trova sotto i nostri occhi e intorno a noi. E a parlarne sarà il nostro ospite di oggi, che è un naturalista straordinario. Do il benvenuto a Danio Miserocchi. Ciao Danio. Ciao Giovanni, buonasera a tutti, grazie. Allora, cominciano ad arrivare i primi messaggi, vedo, già sta arrivando, è arrivato Flavio che ci saluta, ciao Flavio, adesso staranno arrivando anche gli altri, Pietro e Silvia, non fare, spero che siano veramente in tanti, magari non faremo in tempo a salutarli tutti, però vi diamo veramente il benvenuto. Allora, Danio, di cosa ci parlerai oggi? Di quali animali? Noi abbiamo dato un titolo un po' particolare. Ci parlerai di cani, di gatti, di altri, di questi animali domestici o ci parlerai di altro? Ma parleremo di animali domestici nel senso di quelli che stanno in casa. Poi magari non sempre li vogliamo perché hanno un po' troppe zampette, i peli non proprio al momento giusto, quindi sono insetti, ragni o anche gechi. Quindi quegli animaletti che vivono, possono vivere in casa nostra e con il quale tutto sommato non si ha sempre un bel rapporto, ecco. Ma quindi il nostro pubblico potrebbe cominciare a preoccuparsi. In realtà scopriremo che molti di questi animali sono loro in pericolo, non siamo affatto noi ad essere in pericolo. E scopriremo, tra l'altro, in questi giorni tu dovete sapere che ho chiesto a Dario appunto di mandarmi alcune foto di questi animali domestici. Ho detto rimanendo dentro. Chiusi dentro le mura di casa mi manderà due, tre, quattro foto, insomma, di animali che possono girare intorno a noi. Invece, mi sono arrivate una montagna di fotografie. Probabilmente non faremo in tempo ad approfondirle tutte, però, perché so che una volta che scatenerò Danio ci saranno tantissime cose da dire e scopriremo tantissime curiosità interessanti. Giusto, Danio? Speriamo, ce lo mettiamo tutta. Perfetto. Allora, facciamo così. Io adesso carico alcune delle immagini che tu mi hai inviato. Partirei con l'unico animale un po' diverso dagli altri sotto certi punti di vista, che ha caratteristiche completamente diverse. Possiamo dire quello da un punto di vista evolutivo più lontano da tutti gli altri, e forse sotto certi punti di vista è quello che potremmo definire il nostro cugino più vicino, ecco. Esattamente. Ok, perfetto. Ve lo presento subito. Vi mando in online questo animale Eccolo qua. Beh, carino, dai. Ha quattro zampette. qui. Ecco. Beh, lui è quello solitamente in Sicilia considerato tra i più simpatici. Noi in Sicilia lo chiamano, in dialetto siciliano lo chiamano utignoso. Mentre il suo vero nome qual è? È un geco, una tarentola mauretanica. In realtà ci sono anche altre specie che possono esserci. Comunque sono quegli animaletti simili a lucertole che stanno in zone mediterranee e ormai sono un po' dappertutto perché quando è caldo loro stanno bene e si arrampicano sui muri nelle ore notturne. Ma una cosa, perché ce li ritroviamo spesso in casa questi animaletti? Il motivo è semplice, in casa abbiamo i lampadari, e quindi d'estate ci sono anche falene, zanzare,
tutti insetti che per i gechi rappresentano qualcosa di molto buono, un valido motivo per entrare in casa. Poi basta un punto difficilmente raggiungibile e riescono ad essere in un posto comodo, senza tanti disturbi e con il cibo abbondante. Poi Sì. hanno anche altre particolarità, tipo non possono mai chiudere gli occhi. Come i Ah, serpenti hanno ma ci tutta vedono questa... perché vedo Ci un vedo. commento di Laura che ci dice che in greco si chiama tuflinos, che significa cieco. Ah, interessante. Loro invece ci vedono bene. Ci vedono in realtà, però hanno degli occhi molto strani per noi. Tipo di giorno le loro pupille sono ridotte a una fessura molto sottile e quindi sono molto diverse da quelle a cui siamo abituati. Quindi possono sembrare un po' ciechi. Poi di giorno sono abbagliati. Magari, cioè, Ah, non sono ecco, come di quindi. notte. Ecco, sono notturni. Ah, sono animali quindi prettamente notturni, si muovono più di notte. Prettamente, infatti, Laura ci conferma sì, forse che sono notturni, oppure sì, Ok. che sono così. Di cosa si nutrono? Si nutrono di insetti, tendenzialmente di insetti, insomma, sono insettivori e grazie alle loro zampe particolari, come si vede lì, Sì, aspetta che mettiamo soltanto la foto della zampetta, ecco. sono capaci di arrampicarsi anche. I documenti anche sui vetri, le loro zampe praticamente sono in grado tramite delle piccole setole di fare presa più o meno come una colla. Se vogliono staccarsi, poi fanno il movimento giusto e si staccano senza problemi. Ok, quindi niente ventose, ma delle vere e proprie setole sotto le zampette che permettono a questi animali, anche in pareti apparentemente molto lisce, di potersi arrampicare senza problemi, Sì. inerpicarsi. Quindi, tant'è vero che spesso ci ritroviamo appunto vicino al soffitto di casa, no? Sì, riescono a fare come se avessero le ventose, anche se in realtà praticamente sfruttano le attrazioni molecolari, insomma, una cosa complicatissima che essere riusciti a fare. Sono rimasti un mistero per tantissimo tempo. Ok, benissimo. Come si riproducono questi animali? E in che stagione? Tramite si riproducono dalla primavera all'autunno, ma se l'inverno è caldo ci provano comunque. E appiccicano le femmine, appiccicano le uova in dei buchi, delle cavità o dei posti comunque che loro ritengono adeguati, e da lì nascono i piccoli. Certo, per avere una colonia sono tra gli animali, tra virgolette, ancora normali, quindi ci vuole una femmina e un maschio, ecco. Non sono di quelli di Ok. cui ne basta uno e ci diventano tantissimi. Quindi le uova, poi i piccoli nascono, crescono da soli, indipendentemente dagli adulti, ecco. Magari hanno testa un po' più grande, colore un po' diverso. Una domanda che può sembrare banale, ma alle volte abbiamo scoperto, insomma, lavorando insieme, che alle volte non lo è. Cioè, da un punto di chi sono i loro cugini più stretti in natura e più o meno quando si sono staccati evolutivamente? Ne hai idea? Allora, i loro cugini, gli altri tipi di gechi che ci sono ai tropici. Poi come gruppo di rettili non penso che fossero, che siano tanto recenti, quindi più o meno nel Giurassico Cretaceo c'erano già, ecco, Ah, le ambre, ok. ci sono ambre con dei piccoli gechi dentro. Da noi i loro parenti più stretti sono le lucertole, anche se sono proprio un'altra famiglia, ecco. Sono sempre nel gruppo dei sauri. Gran parte del nostro pubblico è siciliano, quindi Qui c'è un salifice, salifice, felice. come nome. Ah, non lo vedo. Allora, quelli che vivono in Sicilia sono una specie a parte, sono una sottospecie, come li possiamo definire? In Sicilia ci sono le tre specie che ci sono anche nel resto d'Italia e almeno per ora questa è la situazione. Poi sottospecie sono sempre animali un po' complessi perché arriva una cassetta di arance da Israele, ci può essere un Certo. ovetto e dopo quello si incrocia con gli altri, ormai muratori, cantieri. Ecco, qui ti chiedo allora di introdurre un tema molto interessante, molto importante, che è,
Bambini, aprite bene le orecchie adesso. Ci spieghi qual è la differenza tra una specie endemica e una specie che possiamo definire aliena? Chi sono gli alieni per i naturalisti? Perché, per far capire che non sono appunto, non immaginatevi degli Quelle con UFO o le degli ometti verdi. orecchie. No, allora, le specie endemiche sono quelle che vivono in un'area ristretta. Tipo, tra un po' parleremo, magari Giovanni, perdonami, anticipo una cosa, c'è uno scorpione che vive solo in Sicilia Beh, e lui è aspetta che endemico. allora Sta aspetta che lo fuori. prendo. Tu intanto continua a parlare. Ok. Quindi... Leoscorpius siccanus. È una specie endemica, ha valore, è lì e se andiamo a manomettere l'ambiente, a fare cose, potrebbe anche estinguersi. Una specie aliena è una specie che è una specie alloctona, quindi portata in un posto che non è casa sua, è una specie che può anche non fare niente. Però ci sono quelle invasive che quindi creano problemi, che siamo noi umani che le portiamo in giro in posti in cui naturalmente non sono presenti. Ecco, è arrivato lo scorpione siciliano. E quindi possono fare danni. Quindi abbiamo le specie endemiche che sono quelle che vogliono un certo tipo di ambiente e stanno bene solo in certe condizioni, e le specie aliene che sono tante, e tra quelle possono esserci anche specie che sono pericolose per gli equilibri naturali. Però parliamo di specie, non di sottospecie, neanche di popolazioni, sono proprio animali Okay. diversi, ecco. Ok, adesso qui abbiamo un animale completamente diverso. Lo hai introdotto, questo scorpione, ci hai detto appunto che fa parte di un animale endemico, quindi insomma che è diffuso in Sicilia dalla notte dei tempi. E una cosa molto importante, cambiamo completamente, non parliamo più di rettili in questo caso, Ah, parliamo nomi interessanti qua, sto leggendo. Grazie. di... Allora, abbiamo scorpione. Parliamo di insetti? No, No, è lo esatto. scorpione è un'aracnide, non è un'arachide, però sono i parenti dei ragni, quelli con quattro zampe. Poi nel caso dello scorpione ci sono anche le chele, diciamo, e un altro piccolo paio di appendici vicino alla bocca. Gli insetti hanno sei zampe, Gli o i insetti? gigantesconi. Ok. Quindi gli insetti hanno soltanto sei zampe, mentre appunto gli aracnidi ne possono avere otto, giusto? Possono Sì, per averne. Ok, camminare perfetto. 8, ecco. Per camminare otto, perfetto, benissimo. Cioè è tutto questo gruppo o fa parte di un gruppo più vasto, giusto? Esatto, oltre agli scorpioni ci sono anche i ragni, animali col nome stranissimo che hanno tipo lo stomaco che si infila nelle zampe che si chiamano picnogonidi, e poi ci sono gli Animali che hanno lo scorpioni. stomaco che si infila tra le zampe, oddio. Sì. Perché hanno il corpo talmente piccolo che gli organi vitali vanno a finire nelle zampe. Loro vivono in mare, non in casa, però esistono. Poi Allora, ci ripetici sono gli animali. questo nome così magari i bambini poi con i loro genitori lo cercheranno. Picnogonidi o ragni di mare, ecco. Picno, aspetta che glielo scriviamo, allora questa gliela scriviamo. Abbiamo pure la possibilità di scrivere, forse, se mi ricordo come si fa. Allora. Un attimo, per forza, no. Atene. Picno. Picnogonidi. Gonidi, ok. È uno dei nomi più strani della zoologia, sicuramente, quindi. No, non me lo mette online, non so perché. Va bene, pazienza. Comunque l'hai detto più volte, va bene così. E c'è qualcosa da sapere su questo scorpione? È velenoso? Ecco, dobbiamo averne paura. Dove lo possiamo trovare? Quando? In quali stagioni? Se Allora. ce lo ritroviamo in casa, cosa dobbiamo fare? Ecco. Ma questo vale in generale per tutti gli animali che tratteremo. Esatto. Allora, intanto distinguiamo tra velenoso e pericoloso, perché lo scorpione per mangiare si nutre di prede più piccole di lui, di solito usa il veleno che ha alla fine della coda, diciamo, alla fine del corpo, al culeo finale. Se poi la preda è una mosca presa particolarmente bene, lo scorpione se la sgranocchia senza usare il veleno, non serve. Quindi un po' di veleno c'è. Ah no, aspetta, picnogonidi con la P iniziale, P di Palermo. Ah, con la P, ok. Esatto. Picnogon.
Vabbè, abbiamo nomi noti tra... E dicevamo dello scorpione che può usare il veleno oppure no. Ecco, per noi quel veleno di solito è qualcosa di, negli nostri scorpioni che possono essere a casa nostra, ecco, se andiamo in giro per il mondo è diverso, possono essere pericolosi magari come una vespa, ci può essere qualcuno allergico, però è molto difficile essere punti da uno scorpione. Ci sono certi casi in cui bisogna stare attenti. Se troviamo uno scorpione, questo è un barattolino, ma si può usare benissimo anche un bicchiere, insomma, è un foglio di carta, si prende l'animaletto, gli si taglia la via d'uscita e una volta che è in trappola, si porta fuori. Gli scorpioni possono vivere in casa, possono vivere in una vecchia casa, in un capanno, in una cantina, possono vivere anche in un muretto secco. Ah, Quindi sono tutti perfetto. ambienti vari, variabili, in cui c'è poca differenza. Di solito cerca quelli con un pochino più di umidità. In questo caso, ecco, una curiosità, in questo caso è più grande la femmina o il maschio? Sono abbastanza simili come dimensioni negli scorpioni, però una femmina incinta, quindi una femmina con tante uova dentro, chiaramente ha una massa molto maggiore. Oppure se ha mangiato molto, anche un maschio, perché sono animali che si allungano e si accorciano, hanno il Ah, corpo, le parti dove ci sono le zampe, che è un po' elastica, tipo palloncino. A volte gli scorpioni un po' troppo e quindi digiunano mesi e mesi e mesi. quante uova si possono arrivare a schiudere da un animale del genere? Una ventina, anche qualcosa in più. Sì, i figli no. Ok, Se li porta sulla quindi schiena ne fanno. finché Ah, non se li sono porta. abbastanza in giro. Ah, perfetto, benissimo. Adesso È una buona. ti volevo mo mostrare un'altra delle foto che tu mi hai mandato, di un altro animale veramente strano e curioso. Ne abbiamo parlato un po' prima della diretta. Ecco, eccolo qui. Dici tutto quello che sai su questo animale, perché è Ah. veramente molto, ma molto curioso. Lo vedete bene? Eccolo. Penso di sì. E si vede tutto grigio perché è tutto grigio quello che vediamo. In realtà questo qua è un parente della cimice, si chiama Reduvio ed è un predatore, quindi è il Reduvio mascherato, si copre di polvere e aspetta le sue prede, quindi insetti più piccoli di lui o altri animaletti che può trovare in giro. L'animale sta con la testa verso l'alto e ha una specie di proboscide che è il suo apparato pungente succhiante. Quindi con quello infilza la preda, inietta la saliva e se la beve più o meno come un sorbetto. Ecco, questo è uno di quegli animali che è meglio non toccare. Anche lui, se punge, fa male, ecco, Ah, poi non è perfetto. veramente pericoloso. Quindi, Mai a mani nude, ecco. ok, quindi questo significa sempre utilizzare la stessa tecnica che ci ha insegnato poco prima, in caso lo dovessimo trovare in casa. Questo lo possiamo trovare tranquillo, cioè facilmente, perché io per esempio non ricordo di averlo mai visto, per esempio un animaletto del genere. O non ci ho fatto caso perché molti di questi animali in realtà, cioè secondo me, molto spesso, secondo me, non siamo neanche degli osservatori molto, molto acuti rispetto a quello che ci gira intorno. Cioè, capita di poterlo vedere questo animaletto? Capita, beh, non è tanto frequente vederlo perché intanto gira di notte, è lungo poco più di un centimetro quando è grande, quando è adulto, insomma, non è enorme, non è neanche tanto piccolo, però, ecco. Come molti animali che vivono in casa, hanno gli orari che sono l'inverso dei nostri, quindi se noi abbiamo un certo orario, andiamo a dormire a una certa ora, una volta che siamo andati a dormire, loro saltano fuori. Infatti l'ho visto una sera che sono uscito a un orario strano e lui era lì sul muro che Ah, aspettava il ti cibo. aspettava, avevate Aspettava me, ancora. sì. Allora, volevo invitare anche chi ci sta seguendo. Se avete le domande, scrivetele pure nei commenti, tanto noi così le vediamo. Ah, Marco Marco Fellini, Fellini, perché quanto grande è? L'ho appena detto, hai detto, sì, puoi ripeterlo? questo qua risposto è circa 1 centimetro di lunghezza. Poi quando è adulto, dopo avrà le ali, non si copre più di polvere, quindi è più grande ancora. Però tutti gli stati giovanili sono mimetizzati in un angolino, su un muro, così sono anche più facili, è più facile non essere visti ed è più facile cacciare per loro.
Anche altri insetti fanno così, diciamo. Ah, quindi lui poi quindi si trasforma, fa una metamorfosi e diventa quindi un animale volante. Ma vive più tempo, diciamo, come animale volante oppure come arrampicatore? Come arrampicatore. Ah, i pesciolini d'argento li vediamo dopo. Lui se li trova, se li mangia. Anche gli scorpioni ne vanno I pesci, giusti. li cerchiamo subito. Cosa devo cercare, Danio? Perché ce l'ho io le foto Ah, tue, però tu sì. mi hai mandato i nomi delle specie. Aspetta, Se tu mi l'ultima dici dove cosa stanno. sul Reduvio, che adesso il dito devo Sì? Sì, girarlo in là. Ok, il Reduvio. intanto Quando è dimmi come si chiama adulto. quello che io lo cerco. Ok, ha la forma del corpo che rimane uguale. È un po' come una cimice allungata, però ha le ali. Ecco, Ah, quindi non ha ok. una metamorfosi di quelle drammatiche. Pesciolino d'argento, forse te l'ho chiamato Lepisma o Ctenolepisma. Sono. Allora, Si ritrovi. aspetta. Sono quelli a forma di pesciolino, dai. Hanno delle Ah, ma forse di scagliette. questi forse mi avevi mandato C'è anche gli un'illustrazione nel specchi. caso, Forse guarda. l'illustrazione mi avevi mandato, aspetta. Sì. Credo che sia, vediamo. Che è un insetto dei più primitivi. Eccolo, vediamo se è Dai, questo no, ce o l'ho nell'io. comunque qualcosa. Bravo, esatto. Ok. Eccoli qua. E questi sono insetti, hanno 6 zampe, poi se andiamo a vedere nell'addome hanno delle altre residui, delle robe che non servono per camminare, poi hanno 3 code, i cerci, e ci vedono poco e male, hanno la bocca infilata dentro, praticamente quasi invisibile. E cosa mangiano? Mangiano, se vanno in una libreria, possono anche mangiare la colla dei libri, un po' di Ah. carta. Possono mangiare briciole di pane. Ma come fanno a nutrirsi di colla? Cioè non è tossica comunque, non contiene sostanze tossiche, oppure sono delle colle antiche, delle colle che contenevano qualcosa di organico? Le colle antiche che contenevano qualcosa di organico, Ah, esatto. Poi ecco. se la colla è senza odore, senza sapore particolare e loro l'assaggiano, peggio per loro, insomma, è selezione naturale, ecco. Ho capito. E questi si riproducono ovviamente sempre fanno sempre delle uova, giusto? Sì, si riproducono con le uova e praticamente hanno un modo di riproduzione piuttosto particolare, nel senso che in questi insetti e anche in altri, diciamo, quasi insetti, ho letto come si chiamano lepisma o ctenolepisma o pesciolino d'argento, ecco, che tanto sono sempre loro. Aspetta che glielo scrivo, quindi pesciolini d'argento. Sì. Che si trovano nella polvere o nei libri impolverati? Sì, spesso infatti. Sì, infatti, Paola, ciao Paola, Ah, Paola! sì, si Ciao trova nella polvere dei libri impolverati. Rimarrai senza libri, quindi Paola. Paola! Ma la lunga sì, è un po' un rischio, esatto. E loro si riproducono, diciamo, con il maschio che lascia una propria appendice in giro e la femmina può decidere il miglior offerente. Poi quando nascono sono praticamente uguali agli adulti, le ali non le avranno mai, sono velocissimi nonostante abbiano queste gambe cortissime e tozze. Quindi Diciamo che le muovono rapidamente, quindi. c'erano insetti praticamente uguali o molto simili prima dei dinosauri, sono Ah. insetti antichissimi. Quindi sono insomma degli animali che si sono evoluti centinaia di milioni di anni fa, ok, Sì. perfetto. Allora, adesso volevo inserire invece la foto di un ragno. Innanzitutto ci dici cos'è un ragno, poi spiego per come su questo perché mi ha incuriosito Okay. C'è il suo nome Valentina volgare. che ci chiede se possono vivere in acqua. In realtà no, in acqua annegano praticamente subito. La somiglianza con i pesci si ferma solo al colore e mangiano lentamente, dai. Sì, sono pericolosi per i libri, ma con calma. Anche loro vogliono un po' di umidità, ecco. Se la casa è umida, c'è la muffa e loro mangiano anche la muffa. Eccoci qui e proviamo adesso Parliamo a di parlare ragni, di ok? rane. Ecco qua. Allora, ok. Aspetta, ecco. In realtà quello che ci interessa è quello tutto virgolato, con tutti quei segni sul corpo, che è, diciamo, è una brava persona, però è uno sputatore. Ecco, è un ragno che invece di costruire una tela, sputa
una tela velenosa zigzag sulla sua preda. E lui non può pungere noi perché ha delle zanne minuscole e poi tanto non ha bisogno di zanne potenti per sopraffare la preda perché ha la trappola, spara una rete appiccicosa che sottomette la preda e buonanotte, poi non ha problemi. E i Ma pescioni che tipo di d'argento veleno? le Ah sì, prede scusa. sono insetti e altri ragni, perché i ragni non si fanno problemi a mangiarsi l'uno con l'altro. No, mi chiedevo come agisce il veleno di questa tela velenosa, cioè che tipo di veleno È è. un veleno che entra attraverso i punti più deboli, quindi le giunture dell'animale o anche magari parti sottili, e immobilizza l'insetto. Ah. Quindi per noi non so neanche, forse è stato anche studiato, ma per noi è totalmente inoffensivo perché è un ragno quasi cieco, con una bocca con cheliceri, quindi con zanne minuscole, ed è anche lentissimo, quindi proprio uno di quegli animali che non può farti male neanche se vuole. Ok, e quindi questo è anche facilmente lo troviamo in casa, in alcune zone Sì. particolari della casa, oppure lo possiamo trovare ovunque. Si può trovare ovunque, è un ragno che si può trovare anche all'esterno in estate e cerca microambienti un po' più secchi. La sua lunghezza, diciamo, a zampe distese da una zampa all'altra, può arrivare a superare il centimetro, ma il corpo è più piccolo. Adesso nella foto, non nel disegno, si vede una palla scura che sarebbe l'addome di questo individuo che ha mangiato poco, ecco, quindi è un po' magrolino. Diciamo, Ah, c'è questo. la pallina Qui. piccola, che ha mangiato poco. Ok, qui ci chiedono quanto sono lunghi, cioè quindi quanto sono grandi questi animali. Sì, sono lunghi sempre meno di 1 centimetro, ecco. Quindi stiamo parlando di animali piccolissimi e, come ha detto giustamente Dani, anche innocui. Sì. Adesso io avevo visto, quando insomma avevo cercato delle immagini anch'io quando tu mi hai inviato le foto di alcuni animali e mi aveva incuriosito una serie di immagini che ti volevo mostrare, se le trovo. Allora, dove le ho messe? Ecco. Allora, Intanto perché? rispondo ad Alessandro che ha chiesto cosa Sì, mangia, sì, sì. Andrea, scusa, che ha chiesto cosa mangia. Mangia insetti e altri animaletti grandi come lui o più piccoli di lui, ecco. Anche farfalline. Allora, adesso avevo visto delle immagini di un ragno particolare che voglio adesso le carico e mi aveva incuriosito proprio quello che stava facendo questo ragno. Allora, la prima immagine che ti mostro, se si carica, ecco, è questa qui. Ah, eccolo qua. Allora, chi è lui? È un ragno ballerino Ah, ho sparito. sbagliato, scusa, ho sbagliato io, errore mio. Era quello che dicevi? Questo qui, sì, praticamente ho caricato alcune foto, ho trovato di questo ragno ballerino e mi aveva incuriosito, oltre a quello che tu mi avevi detto, oltre a quello che avevo trovato nei file che mi avevi inviato. Beh, se la specie è quella, ok, ragno ballerino, che è un nome comune a quei ragni che vivono di solito nei punti alti, negli angoli vicino al soffitto, e quando sono disturbati si muovono velocissimamente come se sparissero. In realtà sono diverse specie, quello è un Holocnemus, però vabbè, insomma, si Sì, comporta sempre aspettate che uguale. non so Adesso lo perché. carichi, sì. Sì, c'è un problema di caricamento Paola provo ci ha chiesto. a ricaricarlo. Scusate, ma evidentemente forse la rete fa i capricci. Un attimo che lo ricerco. Allora, eccolo qui. Speriamo che adesso si carichi tranquillamente l'immagine. Sta caricando. Facciamo una cosa, intanto ti mostro quest'altra. Ecco così. Intanto prendo. Sì.
Niente, quell'immagine lì non la vuole caricare. Non Andiamo vuole? sul problema. Ah, che peccato. Io allora provo a mandarti questa, vediamo se ci puoi commentare questa. Vabbè, è uguale. Sì. Dunque, quello di prima era un... quello di prima era una femmina con le uova. Questo qui nel bozzolo ha qualcosa che invece è cibo. Quindi sono ragni con sempre... sì, Giuseppe, poi parlo anche di quella, della Zoropsis. I ragni quando hanno una preda la impacchettano, in modo da poterla mordere e nutrirsene senza problemi. E i ragni ballerini, quindi i folcidi, hanno ancora una volta una bocca piccola con zanne minuscole e un veleno che con molto impegno devono inoculare dentro la preda. Quindi, per loro il bozzolo è importante, con le zampe lunghe che si ritrovano riescono a farlo senza rischi. Quindi qui è una preda. Poi ci sono le femmine che tengono in un bozzolo le uova e quando i piccoli cominciano a uscire, il bozzolo viene aperto e i piccoli escono, fanno compagnia alla madre nella tela per almeno qualche giorno. Se invece un maschio ruba il bozzolo delle uova, se le mangia. Ok, allora ascolta, devo cambiare proprio con la Zoropsi perché quelle immagini, non so per quale motivo, mi fai capriccio e non me le fa Intanto caricare. rispondo a Emanuela Piritore, che in realtà è Tommaso, che chiede quando, Tommaso chiede quando i ragni si appallottolano, che significa? Dunque, se si chiudono un attimino, significa che sono un po' spaventati e stanno fermi per capire meglio cosa fare. Quando invece le zampe si piegano proprio, adesso lo faccio con le mie così, in maniera strana che non toccano più per terra con le unghie, allora quello significa che il ragno è andato. Perché le zampe dei ragni funzionano con i muscoli per aprirsi, ma per chiudersi è una cosa automatica e quando il ragno è mezzo morto, le zampe gli si chiudono da sole e non può più aprirle. Quindi se vediamo un ragno così, poverino, è un ragno che ce lo siamo Allora, giocato. Dana, ti devo chiedere se quelle immagini le hai qualcosa nei libri che hai con te, perché qui il file non me li fa più caricare, non ho idea per quale motivo. Quindi magari se ci fai vedere qualcosa attraverso i libri. Scusate, Sì, volentieri. ma Allora, ha deciso ha deciso di non caricare più. di non caricare. Ce l'ho qua. Ok, questo qui è un folco con le uova. Ecco, sì. Quindi è un bozzolo rado con tutte le ovine gialle, si vede bene. Poi si vedono anche le zampe lunghe che ha questo tipo di ragno, che sono veramente la sua arma. Se guardiamo il corpo, ecco com'è fatto. Però ci vuole un ingrandimento enorme, Certo. perché è una pallina minuscola in mezzo a delle zampe lunghissime. Quindi, ma sono quei classici ragni che vediamo quindi con quelle zampe lunghe, sottilissime, girare spesso per il film. Ma sono i più comuni che vediamo in casa o Sì, una mia impressione? sono i più comuni e nonostante il loro aspetto gracile, perennemente affamato, diciamo, sono ragni che possono vivere, se femmine, anche fino a 5 anni. Ok. 5 anni, però. Ah, una vita Ok. tranquilla, sì. Sì, tranquillissima. Hai altre immagini da farci vedere lì con te? Perché io Di intanto provo a vedere qui, folco però no. no, di altri, anche di qualcos'altro. Sì. La Zoropsi che ci chiedeva Giuseppe, ce l'hai? La Zoropsis, spero di sì, te l'ho inviata, ce l'hai tu? O riesci a Sì, ricaricare? ma il problema è che non ha deciso di non caricare più. Ti picchia. Allora, vediamo se c'è la Zoropsis. C'è, siamo fortunati. Poi abbiamo anche. Chi è che ci chiede? Adele che ci chiede delle tarme. Quindi dopo parliamo di quelle. Allora, la Zoropsis, questa qua, in realtà, ecco, è questo ragno qua. Diciamo, è Ok. grosso, decisamente più robusto e se vogliamo parlare subito della pericolosità, solo in questo caso può essere aggressivo, cioè una femmina adulta che fa la guardia alle uova. Di Ah. solito è un ragno tranquillo che insomma si muove anche lentamente, però fa un certo effetto perché tra i nostri ragni è uno dei più grossi, ecco. Infatti sembra, si vede che insomma
sembra più grande. Questo quanto sarà grande? il corpo di una femmina bella grossa può raggiungere 2 centimetri più le zampe. Ok, più le zampe, perfetto, benissimo. Cosa ci chiedevano? Le tarme, hai qualcosa da dirci sulle tarme? Le hai lì Sì, in forza aspetta, di mano? qui c'è Palmina che ci chiede cosa mangiano i ragni ballerini. Mangiano tutti i tipi di insetti e di ragni che rimangono attaccati nella loro tela, perché le tarme sono coperte di peletti, di squamette che riescono, perfetto, Il bello scusate, della diretta, vai, vai, tranquillo. che riescono a, oppala, che riescono a non attaccarsi, quindi cadono giù. Anzi, che hai tolto la rana dalle suonerie. delle tarme, hai qualche immagine lì a portata di mano? Sì, intanto i 5 anni di vita no, sono del ragno ballerino. Le tarme in un anno completano il ciclo senza troppi problemi. E le tarme, ok, intanto tarme, tarli, spesso si fa sempre confusione tra questi animali che in realtà sono diversi. Adesso il bello della diretta non troverò più, ok, si vede? Ok. Sì, qualcosina si vede. Le tarme sono dei tineidi, quindi come famiglia possiamo chiamarli anche tignole, e si nutrono di vestiti, di lana, di cotone, di peli di animali, di pellicce, tutto quello che c'è di organico, e a volte mangiano anche materiale sintetico, anche se non è proprio il loro cibo, e loro possono continuare a riprodursi anche dove c'è un pochino di polvere, anche sopra un armadio. Quindi una volta che sono in casa è una bella fatica eliminarle, a meno che non si metta tantissima lavanda o si pulisca ogni centimetro, ecco. Ma quindi un modo, diciamo, pacifico per eliminarle ci sarebbe solo attraverso la lavanda, cioè, oppure. Lavanda non la gradiscono, poi si può cercare appunto, di pulire magari con aceto, con odori forti. D'inverno una cosa che rovina un po' i panni può essere quella di stenderli bagnati col ghiaccio, ma non è proprio il massimo, ecco, un po' una terapia d'urto. E poi ci sono le trappole a feromoni, cioè delle ampolle minuscole che si possono comprare in ferramenta, che hanno l'odore della femmina, che attirano i maschi che dopo non sanno più distinguere tra le trappole e le vere femmine, quindi probabilmente la popolazione cala un bel po', perché li manda in confusione. Poi c'era tra gli animali che mi avevi mandato, che io purtroppo non riesco a ritrovare, che mi aveva incuriosito tantissimo, c'era un certo Ommatoiurus. È possibile? Sì, l'Omatoiulus. Sì, l'Omatoiulus è un tipo di millepiedi. Sono dei millepiedi che possono trovarsi in casa Ecco, perché. i millepiedi sono insetti. Sono insetti oppure come I li millepiedi classifichiamo? sono dei miriapodi, quindi millepiedi e centopiedi sono in qualche modo parenti. Ma i millepiedi hanno più zampe, giustamente. Quindi un millepiedi è Non fatto sono così. mille, però, Non sono giusto? mille, no, i più dotati ne hanno 200. I millepiedi sono così, con 2 zampe per ogni segmento, sono lenti e vegetariani. I centopiedi, come per esempio la scolopendra, hanno solo una zampa di qua e una zampa di là per ogni segmento, sono più veloci, almeno, e Ecco, sono allora dei. ci approfondisci un po' l'argomento scolopendra, perché penso che La sia natura. un argomento anche caldo, insomma, perché Sì. allora, io quando sono andato nelle Filippine mi ricordo scolopendre anche di 30 centimetri lì, mi hanno avvertito a fare veramente attenzione perché possono essere particolarmente velenose e pericolose. Le nostre? Meglio non giocarci, ecco. Hanno un morso che fa piuttosto male, anche le nostre. Ma Niente ce le di possiamo troppo. trovare in casa? Capita di trovarle in casa a qualsiasi ora oppure hanno degli orari particolari? Anche loro girano di notte. Non sono ospiti proprio diffusissimi in casa, ma ci possono entrare, ecco. Ho E capito. quindi dai. Poi la naftalina, tornando all'argomento tarme, tignole, sì, funziona anche quelle, anche quella, certamente. E quelle della farina sono
Sempre simili, ma sono altre specie. Non c'è quella che mangia farina e vestiti. È difficile, insomma. Quanti anni sopravvivono? Chiede Piero Mazzarella, però non capisco che cosa, le tarme o le scolopendre? No, penso alle scolopendre, perché considera che c'è un ritardo nella pubblicazione. Esatto. Le scolopendre, beh, in realtà penso che una volta adulte possano vivere ancora un po' e sono anche ad una certa dimensione, quindi direi anche più di un anno, anche se non Ecco, è spieghiamo cosa significa essere adulto per una scolopendra e appunto essere adulto, perché comunque cioè, la differenza è notevole, immagino, no? Beh, allora, la forma del corpo rimane sempre uguale, quello non cambia, cambiano le dimensioni. E poi ci sono gli organi riproduttivi, quelli che permettono di fare le uova, per esempio, che si sviluppano. Poi, diciamo, la cosa più strana che hanno sono le mandibole, che sono attaccate come fossero il primo paio di zampe, ma permettono loro di mordere con molta potenza. Però sembrano delle zampe. Allora, ripetiamo una cosa che abbiamo già detto: i millepiedi hanno veramente mille piedi, abbiamo detto di no. I millepiedi ne ha tanti, sono animali molto piccoli in confronto a noi, quindi ci vuole molta pazienza per contare le zampe, ma i più dotati, quindi quelli africani lunghi così, ecco, che neanche si vede, stringo ma è più lungo, In ne hanno diagonale, 220, ecco, quindi a 1000 non ci si arriva. I questi qua. Ah, ok. E i 100 piedi, ancora meno, quindi, giusto? 100 piedi ancora meno. Ancora meno, Qui ok. Antonia ci chiede come si sterminano le bestiacce nella dispensa. È faticoso perché loro sono insetti molto ben adattati a sopravvivere tranne noi che non li vogliamo. Quindi nella dispensa la naftalina purtroppo non si può usare e quindi bisogna pulire tutto benissimo e soprattutto loro possono essere già dentro i contenitori della pasta o dei cereali che compriamo. Quindi se usiamo dei contenitori di vetro, se anche loro sono lì dentro e li vediamo, non scappano. Se ci ritroviamo nella pasta quando la mettiamo a bollire, è peggio per noi, ma anche per loro, e quindi in quel modo si Più per controlla un po' loro. la situazione. Diciamo, sono proteine. In realtà nessuno di noi, quasi nessuno, è allergico agli insetti perché tutti noi ingeriamo una piccola quantità di insetti ogni volta che mangiamo biscotti, pasta, senza accorgerci, magari un'antennina, una zampina. Ci fa un po' Ah, schifo, ma. quindi scopriamo qualcosa di nuovo nella nostra dieta che non sapevamo. Bene, perfetto. Esatto. Poi la vedova nera Altro. è un ragno velenoso, ci chiede Angela Ah, Palumbo. ok. Lo è velenoso, anche se pericoloso. La nostra vedova nera mediterranea può essere pericolosa se punge in luoghi tipo sulla carotide o in punti in cui può andare in circolo con molto sangue il veleno. Se si è piccoli, perché fino a che si è bambini piccoli di taglia piccola può essere pericolosa, il fatto che è difficile essere morsi e non ci sono casi gravi da decenni, ecco, quindi meglio andarci piano, ma la vedova nera non vive da noi, non vive in casa, di solito sta sotto pietre un po' fuori, quindi attenzione ad alzare le pietre. I millepiedi sotto la pioggia stanno benissimo. Infatti, l'Ommatoiulus, quello che ho mandato a Giovanni, è uno di quelli che sopportano il secco e si possono trovare in casa. Gli altri Aspetta, lo scriviamo così poi lo sì. Le cercheranno. cartine adesive contro le tarme letignole, sì, funzionano anche loro, però sono spesso abbinate ai feromoni, quindi c'è la trappola che manda in confusione i maschi e poi rimangono appiccicati lì e li togliamo. Allora, un altro animale che immagino tutti conoscano e penso non sia particolarmente amato, quindi prova a farcelo amare un po' di più, è la periplaneta, giusto? Insomma, no, Ah, bella. bella, io ho dei dubbi che il nostro pubblico la possa apprezzare. Spiegaci che cos'è, se hai qualche immagine, linea Riesci a di. caricarla? Ok, Io purtroppo non so perché il programma ha deciso non di ho non proprio la caricare. periplaneta, però dai. Qualcosa Allora, di simile. è un tipo di scarafaggio. La periplaneta è un bel bestione, insomma, lungo diversi centimetri, però è uno scarafaggio come questi, ecco.
La Per blatta. intenderci, c'è quello, insomma, color aragosta che ci troviamo ogni tanto in giro quando in locali non particolarmente puliti, no? Sì, esatto, che assomiglia alla Blattella germanica, ma è molto più grande, quindi in confronto a un dito, diciamo, è lungo, beh, 3-4 centimetri come minimo. È un tipo di scarafaggio, ecco. Gli scarafaggi sono animali Intelligenti. obiettivamente Intelligenti. intelligenti, dal punto di vista estetico sono anche molto belli. Peccato che molte specie abbiano la brutta abitudine di venire in casa nostra, di vomitare e di fare altre schifezze sul nostro cibo. E non è proprio il Cioè, in massimo. che senso vomitano nel nostro cibo? Perché hanno questa brutta, cattiva abitudine? È una cattiva abitudine. Molti insetti non mangiano proprio come noi, che mettiamo il cibo in bocca, c'è la saliva, sputano sul cibo, in modo da cominciare la digestione un po' prima per ammollirlo. Ecco, se uno scarafaggio mangia il pane, non lo gradisce proprio secco secco e ci mette un po' di saliva. Se poi noi prendiamo quel pane e ce lo mangiamo, ecco, non facciamo Non è proprio. piacere. Gli scarafaggi sono velocissimi, riescono a reagire benissimo alla luce, hanno riflessi molto pronti, sono anche in grado di riprodursi con facilità con le femmine che portano in giro dei sacchettini di uova e li possono lasciare in giro anche in posti in cui magari la disinfestazione non fa effetto e continueranno a riprodursi. Diciamo, se ci sono fessure dove possono nascondersi, loro diventano un po' degli ospiti fissi, se c'è cibo in giro. Se non c'è cibo in giro, non mangiano niente e calano. Allora, qui perché li vediamo spesso in estate? Ci chiede Michele. Sono insetti che vivono meglio con le temperature alte. La Blatta orientalis, quella nera lucida, è originaria di zone più calde, quindi d'inverno sono molto meno attivi. Ecco, ci sono scarafaggi di vario tipo nel mondo e la maggioranza vive in zone tropicali, dove Ce ne la. sono alcune veramente domestiche, tra l'altro mi insegni, no? Ci sono alcune che si fanno. Sì, ci sono per esempio le blatte soffianti del Madagascar che superano anche i 6 centimetri, però non sono insetti che invadono la casa, sono parenti degli scarafaggi, ma più tranquilli, più controllabili. A qualcuno piacciono, ecco, sono belli. Ecco, ricordo bene che avevi un allevamento di latte a cascara Magari in casa. ci si lava le mani, ecco, ok, sì, vabbè. Però gli scarafaggi che possono invadere le case o gli altri ambienti domestici sono un po' tutti ugualmente pericolosi perché girano dappertutto, portano batteri o schifezze in giro e quindi un po' tutti, anche quelli più carini che sono marroncini chiari con le ali, possono essere pericolosi. Quindi è meglio non averli in casa. Ah, poi c'era un animale che mi aveva incuriosito per il nome, che è Cleopatra. Cos'è questa Cleopatra? Ah, la scutigera. Scutigera, cioè. Ma perché questo nome? Perché questo nome così importante? Cioè, c'è un motivo particolare oppure frutto della fantasia dello scopritore? Il nome assomiglia a Cleopatra, però in realtà sono le foto che ho dato a Giovanni. In realtà è perché ha il dorso, con buona approssimazione, se qualcuno riesce a. Che simpatici. I nostri amici, guarda, ti vogliono bene, Mi i tuoi amici. vogliono bene. Possono fare esperimenti in cucina. No, dicevo, quindi ha il dorso duro, quindi penso che significhi con l'armatura. Cleopatra è solo una similitudine. La scutigera, chiamata anche fortuna, perché è velocissima e un po' imprevedibile come la fortuna, è un centopiedi. Quindi è uno di quelli predatori, può prendere le zanzare. Ci fa un grande favore quando sul muro, con il suo musetto molto carino, preda insetti. In teoria potrebbe essere pericoloso anche per noi, ma in realtà non mi risulta che abbia morso mai nessuno e probabilmente non morde mai nessuno. Ma Quindi. pericoloso, attenzione, cioè stiamo parlando sempre di una puntura di un'ape, insomma, in questo senso. Probabilmente anche meno. Nel suo caso non è certamente un animale da temere. Ecco, è un predatore, fa il suo lavoro e si nasconde quando accendiamo la luce. Ok, poi c'era un altro, mi ha colpito, che era un certo Dermestes, che ho visto avere, tra l'altro, delle caratteristiche molto diverse allo stato larvale rispetto allo stato adulto, giusto? Quello ce l'hai lì oppure?
Ce l'ho nel libro, non ce l'ho vivo perché è un animale che per chi colleziona insetti è una peste, praticamente riesce a mangiare qualsiasi sostanza organica e quindi si nutre di... Beh, c'è il Dermestes lardarius che si nutre del lardo, quindi se il prosciutto non è stagionato bene può ospitare anche quello. Adesso non ci sono i prosciutti in casa, ma i dermestidi sono questi qua. Quindi sono dei coleotteri, quindi dei parenti un po' lontani a dire la verità, delle coccinelle, che possono andare sui fiori, così come catarsi, però si nutrono di materiale organico animale morto, come larve, che sono pelosissime, sono talmente pelose che i ragni cercano di non mangiarle perché boh, forse li pungono un po', e da adulti sono dei coleotterini che si sono spaventati, ritraggono le zampe e diventano come delle palline che si lasciano cadere per terra. Sono Ah. magari un po' rugginosi come colore. Sono questi qua. E anche Poi questi sono dei ospiti. avevo un'ultima, vabbè, mi sembrava obbligatorio. Io chiudo le mie domande, poi se tu hai altre cose da aggiungere, però so benissimo che potremmo andare 24 ore live con te tranquillamente. Chiarimmo male. Volevo concludere, ecco, forse con l'animale meno amato, anzi forse quello il più odiato da tutti, vedo qui Culex, il nome latino, il nome scientifico è Culex. Scientifico, esatto. Chi sono? Diciamo ai nostri. Sono, bene sì, sono le zanzare. Quindi le zanzare sono degli insetti le cui femmine ci succhiano il sangue. Culex è questo qua. Adesso non per dire cose poco educate sul nome, ma sono quelle zanzare che quando si posano hanno il sedere alzato. In base a come si posano, se il corpo è parallelo, alzato davanti o alzato dietro, possiamo dire già di che tipo è la zanzara. A noi cambia poco perché se è una zanzara di quelle autoctone, ci punge. Se è una zanzara d'altro tipo, in futuro o purtroppo a volte succede, possono trasmetterci anche malattie. Ecco. Quindi Allora. zanzare tigri, zanzare coreane, per ora vabbè, andiamo bene. E qua vediamo anche una tarma più ingrandita. Ah, Le ecco. tarme si dividono per il ciuffetto che hanno in testa spesso. Ah, ma ha un ciuffetto di peli? Un ciuffetto di peli, esatto. Ah, ma ha una funzione oppure è de decorativo? Penso sia decorativo, credo. E torniamo alle zanzare. Le zanzare in realtà non si nutrono di sangue nella vita quotidiana. Le femmine che devono deporre le uova, sì, lo fanno anche più volte, ok? Però una zanzara femmina che non deve deporre le uova o una zanzara maschio è una zanzara che può andare sui fiori. Quindi Ah. un po' impollinano, fanno anche qualcosa di buono. Si fa per dire. Se Ah, qualcuno potrà. bene. Ma ce ne sono tante specie ormai che girano per le nostre case, oppure Sì, allora abbiamo Culex pipiens, poi c'è Oclerotatus, vabbè, dipende dalla zona in cui stiamo, ecco, minimo 4 specie di zanzare possiamo trovarle in una casa qualunque, ecco, questo qua. Benissimo, allora io adesso invito, se avete qualche altra curiosità Le a chi ci hanno, sta sta leggendo. guardando, Allora. anche qualche animale in particolare, così Daniel ci dice le ultime Ok. notizie, ci dà le ultime informazioni Allora. e poi Quelle che riesco a lo leggere facciamo riposare. velocemente, tipo c'è Giovanna che ci chiede se mettiamo monete di rame nei sottovasi non depongono le uova lì. Ci vuole una quantità molto alta di rame. E rame costa, tra l'altro, Il quindi. rame costa, in teoria sì, ma se ne vuole veramente tanto, quindi la cosa migliore è asciugare quando è possibile. E la più pericolosa, allora... Tra l'altro, se ricordo bene, cioè non è tanto una grande quantità di acqua, ma sono più quei residui di acqua nei sottovasi che favoriscono, ovvero la riproduzione di questi animali. Quindi non è tanto che sono il secchio pieno d'acqua, ma più che altro l'acqua nel sottovaso che può Sì, perché dar problemi, no? le larve di zanzara sono un cibo molto ambito per tutta una vasta schiera di animali e anche alcune piante carnivore. E quindi se l'ambiente ospita solo le zanzare, loro si riproducono tantissimo. E le zanzare tigre hanno uova che resistono al disseccamento, quindi è piuttosto difficile. Quindi una cosa che ci può aiutare se ci piace coltivare, che so, piante acquatiche, è quella di avere l'acqua isolata, senza nessuna comunicazione con l'esterno, così le zanzare non ci fanno le uova neanche se vogliono.
Allora, Come si può fare senza avere un collegamento? Come tipo si mettere fa? il vaso in un altro contenitore che ha più o meno il diametro del vaso. Ok. Altrimenti bisogna inventarsi cose. Ci sono anche delle sostanze che si possono mettere, tipo anche ci sono veleni ai quali le zanzare dopo diverse generazioni possono diventare immuni. E ci sono anche i batteri come il Bacillus thuringiensis che le uccide praticamente sempre. Quindi hanno anche loro i loro nemici, solo che vicino a casa nostra è più difficile avere un ambiente complesso. Ecco. E da noi c'è anche l'anofele, la zanzara della malaria, che però quasi mai è portatrice di malaria. Quindi diciamo al momento no, però la zanzara tigre in molte zone del mondo può portare malattie. Quindi è uno da tenere d'occhio, ecco. Allora, qui è Moelena che ci chiede quanto è lungo lo stomaco del millepiedi? Quanto è lungo lo stomaco del Dipende dalla millepiede? specie, immagino, no? Cioè, Sì, io rispondo più o meno quanto il corpo, ecco. cioè, quindi Perché lo stomaco. sì, ha tutto un apparato digerente che non è particolarmente differenziato, quindi tolti i primissimi segmenti e tutto il resto lo si può chiamare stomaco-intestino. Insomma, grosso modo è qualcosa di molto lungo, filiforme. Ecco, una cosa interessante, come respirano gli insetti? Perché questo è veramente, cioè, ovviamente non hanno i polmoni come noi. Assolutamente no. Poi c'è Giuseppe che ci chiede di dire dell'oxoceles, del ragno violino. Ok. Arriviamo. Allora, gli insetti. Accontentiamolo perché altrimenti lo sai che ci tartassa poi. Allora, questa ape ha in blu, in celeste, l'apparato respiratorio, quindi respira con gli stigmi dei buchini ai lati del corpo da cui entra l'aria e quindi quando pompa con l'addome, con la pancia, respira. Un'ape non annegherà mai dalla bocca, annega con l'addome. E la Ecco. stessa cosa vale per i ragni oppure funziona in maniera diversa? I ragni possono avere degli stigmi, quindi delle trachee, possono avere dei polmoni. Aspetta, perché non ci sentono più. Ah. Ok, non ci sentono più? Ci Prova, prova. sentite? Prova, prova, lanciateci un segno. Oh, non Aspetta, ci sentono. Che è prova. successo? Prova. Sì, effettivamente non c'è più l'audio. Alessandro Salemi dice è gigante. È gigante, aspetta. Prova, prova, ci sentite? Mi Adesso ci sento. sente. Ah, ecco, adesso ci sento. Dovremmo Vai. avere visti? Sentono, sentono, Ok, tutti. Bene. perfetto, vai. I ragni possono avere delle trachee come gli insetti, quindi dei buchi. Spesso sono, se io fossi un ragno, respirerei da qualcosa che è qua, ecco, per intenderci. E possono avere anche due polmoni un po' diversi dai nostri, infatti un po' come le pagine di un libro. Oppure possono avere sia polmoni che trachee, però vabbè, anche loro, sempre Si della... possono avere sia polmoni che, ma immagino che, oddio, adesso viene fuori, cioè sono dei polmoni che hanno avuto un'evoluzione, parallela rispetto a quella, insomma, dei Nostro. mammiferi o dei rettili, giusto? Sì. Quindi come gli occhi che si sono evoluti in tanti modi diversi, giusto? Quindi immagino una cosa del Qualcosa di sottile che fa entrare l'ossigeno nel corpo. genere. Ok. Poi c'è Giuseppe che ci aveva parlato del ragno violino. Ah, ecco, accontentiamolo per favore. È un animale che va di moda e in realtà non ho il libro giusto col ragno violino. Vabbè. Comunque. Per cercare la vera immagine del ragno violino, perché su internet spesso si trova, quando si scorre un po' troppo su Google, roba molto strana, è l'Oxosceles, L-O-X-O-Sceles, interessante. L'Oxosceles è un ragnetto piccolo al quale di solito non si fa caso. Allora, c'è da sempre in casa. Ci sono delle persone che purtroppo sono molto più suscettibili al loro veleno, come è sempre successo. Quindi può essere pericoloso? Sì, se si ha la sfortuna di essere uno di quelli sensibili che viene appunto dal ragno violino, allora sì, è una cosa che può essere grave, però non è una novità di quest'anno. Come siamo riusciti a vivere per tanto tempo senza sapere neanche cosa fosse il ragno violino, possiamo continuare a vivere con lo stesso fattore di pericolo anche in futuro. Però ci sono ragni migliori, ecco. C'è un collezionista di Firenze che
che ha raccolto moltissimi ragni violino a casa sua moglie e sua figlia, mai stati punti né loro né lui, quindi è una cosa abbastanza normale. Lasciamoli in pace comunque in natura, così loro vivono Sì, tranquillamente. altri ragni e insetti che mangiano il ragno violino. Ok. Allora, qui abbiamo, rispondiamo a quest'ultima domanda e poi ti chiedo di concludere dicendo anche ai bambini che ci seguono come avvicinarsi all'osservazione di questi animali senza appunto disturbarli. Ok. La domanda è i pidocchi, quindi qualcosa sui pidocchi. I pidocchi, sì, in realtà. Viene fatta fuori un'altra domanda molto interessante, qual è l'antenato dell'ape? Vabbè, rispondiamo ai pidocchi prima. I pidocchi stanno tornando, stanno bene anche nei capelli puliti, però ci sono certi tipi di shampoo che li eliminano. Ora, con il coronavirus, che tutti cerchiamo di stare distanti, i pidocchi non hanno mai ali, quindi devono andare da un cappello a un altro cappello per potersi Un ponte, diffondere. hanno bisogno proprio di ponti. Cioè. Punti, sì. E quindi diciamo, forse avranno un calo anche loro, ecco. Poi chi non ha capelli non ha problemi con i pidocchi, è vero. Io se avessi i pidocchi dovrei tagliarli subito, ecco. Ok, l'ultima domanda, qual è l'antenato dell'ape? L'antenato dell'ape, beh, ci sono api da decine di milioni di anni abbastanza simili a quelle odierne, però ci sono insetti parenti delle api che in realtà non vivono in società così complesse, sono di meno, sono un po' meno pelosi e costruiscono celle non con la cera ma con altre sostanze, quindi diciamo l'antenato dell'ape era qualcosa che assomigliava un po' anche a una vespa e una formica che viveva in gruppetti più piccoli e non in comunità grandi, che non distingueva probabilmente tra miele e non distingueva tra nettare e polline, faceva robe strane che non possiamo chiamare neanche miele, Ah, ecco. dai. Allora ti chiedo adesso semplicemente di concludere per dare dei consigli a chi si vuole avvicinare appunto all'osservazione di questi animali di cui ci hai parlato, perché secondo me è molto interessante che lo si faccia, insomma, nel giusto modo. Ok, allora per divertirsi ad esplorare la biodiversità domestica, quindi gli animaletti che gironzolano abbastanza spesso intorno a noi, una cosa utile è un contenitore. Diciamo, spesso li troviamo gli insetti sui vetri delle finestre e quindi sono anche facili da prendere perché gli insetti volatori spesso cercano la luce. Quindi se noi li prendiamo con qualcosa di scuro andranno via dalla parte giusta, ma con qualcosa di chiaro o di trasparente riusciamo a intrappolarli. Sono fragili, quindi solo insetti duri come molti tipi di formiche possono prendersi, ma è pericolosissimo per loro, perché siamo enormi con le dita. Molti altri insetti praticamente li spappoliamo se li prendiamo con le dita. Quindi la cosa migliore, scusate, è catturarli e guardarli con calma. Chi non ha le ali, ovviamente non ci farà nulla. Se ci sono quelle cavallette, quelle locuste grandi così, la locusta egiziana, l'Anacridium aegypti, quello chiaramente in casa non ci capita, ma fuori sì, insomma, sono animali già più resistenti, ma attenzione perché a loro non piace mai essere presi in mano, quindi possono anche graffiarci un po'. Siamo alle conclusioni. E un'altra cosa utile è una lente d'ingrandimento e un libro che, come questi due, Ok, certo. Quindi una aiutano. lente di ingrandimento, i libri giusti, I ok, rituali perfetto. dire qualcosa. Essere dei buoni osservatori. Io allora adesso concludiamo, invito tutti comunque a cercare Danio Miserocchi anche su Instagram, perché vedete è un pozzo senza fondo di conoscenza per quanto riguarda il mondo della natura. Sono sicuro che se anche l'ho contattato attraverso i messaggi, insomma, vi risponderà sempre più che volentieri, perché oltre a essere estremamente competente, è veramente molto disponibile. E
infine, vi dico che trovate per questo vale per i bambini, trovate anche una piccola infografica che abbiamo fatto e che abbiamo inserito, insomma, sul tema appunto all'interno della nostra pagina del nostro sito web www.pastaactivity.it nell'area media, quindi che si trova in alto sulla destra. Trovate questa infografica insieme ad altre che avevamo fatto in passato. Io vi ringrazio per l'attenzione, grazie per averci seguito. Grazie. Ci vedremo. Ah, ecco, l'ultima cosa, vi invito a seguire Laura e i Miti venerdì prossimo, sempre con una diretta alle 6:30 di pomeriggio. Quindi noi stiamo continuando con questa attività. Continuate a seguirci perché a noi fa piacere. Dani, vuoi dire le ultime cose? Io ti saluto intanto, grazie mille Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie veramente, Danio. Un Grazie. abbraccio virtuale per te. Ciao, ciao, ciao. Virtuale, ricambio. Ciao.